testimonianza Rossella Chiarella del progetto Hungry for Rights. Allora, il nostro tentativo è stato un tentativo, diciamo, su una piccolissima area, poi vedrete le dimensioni, ma molto ambizioso nell'idea, perché appunto se guardate il sottotitolo di Verso la costituzione di un Martesana Food Council, l'idea è quella di generare politiche del cibo integrate, cioè una cosa che stamattina si è detto, e partecipative. L'area in cui abbiamo realizzato questo progetto è un'area della città metropolitana di Milano che si chiama Martesana e praticamente copre circa il 13% della superficie dell'intera città metropolitana, ma ha una densità abitativa molto più bassa perché ha conservato ancora gran parte del suo territorio come agricolo, cioè il 50% che nelle zone metropolitane è tanto. Questo è Cernusco sul Naviglio, il comune promotore di questa iniziativa che ha desiderato fortemente questo progetto sul suo territorio. Quello che vedete, quel canale che vedete, è la Martesana, un canale artificiale che fa parte della rete dei navigli progettati da Leonardo da Vinci per irrigare la pianura milanese. Il Cernusco sul Naviglio è un esempio tipico di quello che si definisce interland, cioè quando la città si espande e disordinatamente si infiltra in una campagna ma senza integrarsi in questa campagna. Infatti vedete la skyline della città di Milano e questa penetrazione della città nella campagna avviene soprattutto a spese del territorio agricolo, che infatti negli ultimi 20 anni è stato pesantemente diciamo compromesso sia dalla uso residenziale del suolo, cioè, ma anche soprattutto da quello infrastrutturale. Ed Expo ci ha dato una gran mano in questo, perché come vedete la realizzazione della tangenziale Est Milano, che ho realizzata proprio con Expo, ha sottratto ben 345 ettari di terra agricola della provincia di Milano. E in pratica che tipo di agricoltura c'è in Martesana? C'è un'agricoltura molto integrata nel sistema agroindustriale, perché sono grandi pianure fertili e irrigue, quindi praticamente c'è tanta zootecnia, pochissima multifunzionalità. Do tante informazioni di contesto perché secondo me è importante per capire. La multifunzionalità che invece è quella capacità dell'agricoltura di produrre dei beni altri insieme ai prodotti agricoli, che sono i beni quelli comuni, il paesaggio, i servizi idrogeologici, i beni relazionali. Questa però diciamo non a caso proprio nella provincia di Cernusco, e queste immagini che vedete, queste tre immagini che vedete qui in basso, sono proprio di Cernusco, dove esistono due delle più grandi realtà multifunzionali dell'intera Lombardia, non solo della Martesana. E non solo, la Martesana è un territorio estremamente partecipante, cioè ha partecipato, è l'unica che ha completato il piano d'aereo della città metropolitana e la società civile ha dato un contributo notevole, immaginando per quest'area uno sviluppo sostenibile centrato sull'agricoltura, sulla fruibilità turistica, la ciclabilità, e quindi diciamo il terreno era fertile. C'è anche un sistema agroalimentare alternativo in Martesana, costituito da 15 GAS su 16 comuni dei 28, quelli più urbani, che però, come potete vedere dalle cifre, non spostano molto in termini di economia reale, perché si parla veramente di spese annue di dimensioni minime, tipo un massimo di 1.200 euro l'anno spesa in prodotti freschi, cibo,
dai gas più virtuosi, dai gruppi di acquisto solidale più virtuosi. Tutto questo sistema si è incrociato nel 2014 con il progetto Hungry for Rights, che è un progetto che, internazionale, finanziato dalla comunità europea, che cerca di sollecitare dal basso una guida verso un'evoluzione dei sistemi alimentari più sostenibile. E proprio infatti il motto è Food Up, cioè proprio per far venire su dalla base, dalle radici, la spinta del cambiamento. Come l'abbiamo interpretato a questa sollecitazione sul nostro territorio? Abbiamo tentato una via un po' ludica, un po' conviviale, anche con l'aiuto di designer locali, e abbiamo organizzato delle cene con giochi di società per i diversi gruppi di soggetti locali. Abbiamo pensato a coinvolgere gli agricoltori, che ci sembravano fondamentali, i politici locali, la società civile in termini di associazioni di cooperazione ambientaliste del territorio e il mondo dell'economia solidale, visto che la missione del progetto era proprio quella di raccogliere stimoli dai sistemi alternativi del cibo locali. La risposta è stata buona, 30 soggetti collettivi hanno partecipato al nostro primo Aperifood e hanno appunto li abbiamo divisi per tavoli omogenei, cioè dove gli attori appartenevano a un'unica categoria. E è stato un nostro modo, con un escamotage di una mappa che andava costruita con delle regole particolari, proprio come un gioco da tavola, a estrarre delle informazioni sui loro bisogni e sulle loro aspettative rispetto alla nutrizione del proprio territorio. Le risposte che abbiamo ricevuto fondamentalmente sono state unanimi da tutti i tavoli fortissima era l'istanza di valorizzare il suolo diciamo della Martesana per un uso agricolo che fosse remunerativo, che fosse sano, che fosse che garantisse accessibilità del cibo alla più ampia fascia della popolazione e che garantisse i diritti di tutti gli attori della filiera. Queste sono state le istanze che abbiamo raccolto e praticamente che cosa ne abbiamo fatto? Le abbiamo organizzate in una restituzione completa, anche di una valutazione quantitativa degli aspetti del territorio, abbiamo raccolto dati e abbiamo restituito questo primo incontro a tutti questi soggetti. È successa una cosa interessante, che abbiamo dato diffusione pubblica tramite social networks a questo documento e quando abbiamo invitato di nuovo i soggetti del primo incontro, abbiamo ricevuto richieste da parte del territorio di essere invitati. Quindi gli invitati del secondo incontro sono stati praticamente il doppio. E questa volta li abbiamo invece mescolati in 3 tavoli tematici, uno sulla produzione, uno sulla trasformazione, una sulla distribuzione, consumo e spreco. L'ultimo passaggio è stato invece un evento pubblico di restituzione alla cittadinanza, sempre molto conviviale, quindi con un aperitivo, un mercatino contadino e una mostra che raccontava il tutto. Da queste istanze che abbiamo raccolto abbiamo avviato una progettazione condivisa tra le associazioni, Manitesa Acra, che facevano parte di Hungry for Rights, e abbiamo presentato un progetto a Fondazione Cariplo che investiva proprio punti cardine che erano venuti fuori da questi incontri. Quindi per la produzione abbiamo immaginato
di far sì che i comuni interessati che hanno partecipato al bando destinassero le proprie terre pubbliche a agricoltura sul modello di Arvaia, che è stata citata nel tour, quindi una cooperativa civica di produzione. E per la distribuzione abbiamo immaginato un'offerta, una riaggregazione, una riqualificazione dell'offerta sostenibile locale e invece delle azioni culturali in collaborazione con le scuole. E praticamente abbiamo la nostra ricetta, sicuramente non esiste una ricetta generale per fare un percorso del genere, gli ingredienti devono essere strettamente locali, e bisogna lavorare secondo noi sull'esistente, cioè sulle reti che esistono, in collaborazione assolutamente con amministratori locali e produttori. Vi ringrazio a nome anche di tutto il gruppo di lavoro che rappresento. Grazie mille, Rossella.